le bois du Cazier e la ville de Charleroi. Purtroppo di quelle 14 al momento si sono riconosciute solo due vittime, quindi non si hanno ancora dati certi sugli altri resti. Le vittime di Marcinelle non sono state dimenticate. Grazie all'esame del DNA, due delle 14 lapidi con la scritta ignoto hanno finalmente ricevuto un nome, uno dei quali è quello di Dante Di Quiglio, nato ad Alanno il 10 novembre del 1928 e morto a soli 27 anni. Al TG8 parla Jean-Louis Delay, direttore fino ad aprile scorso del Bois du Cazier, la miniera belga di Marcinelle a Charleroi, in cui l'8 agosto di 67 anni fa persero la vita 262 minatori. Di questi, 136 erano italiani e 60 abruzzesi. A contare più vittime fu Manoppello, 22 i morti, che ne fecero la città martire. Questa mattina Delay è arrivato in Abruzzo alla vigilia delle due cerimonie in programma a Manoppello e a Letto Manoppello. Lo abbiamo incontrato nella piazza di Manoppello dedicata alle vittime di Marcinelle, così come il monumento realizzato in pietra dalla Maiella dallo scultore abruzzese Pietro Cascella. Durante l'intervista, resa possibile grazie alla collaborazione del vice sindaco Giulia De Lellis e della dipendente comunale Monia Bruna Buffone, Delay ha ricordato il legame che unisce la comunità belga e quella abruzzese e come il ruolo degli emigranti italiani si è cambiato con il passare degli anni. Un fulgido esempio è quello di Elio Di Rupo, ex primo ministro del Belgio, i cui genitori provenivano da San Valentino in Abruzzo Citeriore. Par tous ces témoignages, on se rend compte que oggi bisogna ricordare le vittime, ma soprattutto insistere su argomenti come la sicurezza sul lavoro, perché la vita è preziosa e soprattutto per fortuna o purtroppo comunque la maggior parte della vita la passiamo sul lavoro e quindi dobbiamo assolutamente insistere sulle norme di sicurezza. Le Bois du Cazier, chiaramente la tragedia, rappresenta in modo assoluto un simbolo delle condizioni pessime sui posti di lavoro.